Eder. Mech. Pallister. La morte di Pierina Paganelli, avvenuta il 3 ottobre 2023 a Rimini, continua a rimanere avvolta nel mistero, con un solo indagato ufficiale, Luis da Silva. Attualmente in carcere con l'accusa di omicidio, da Silva si trova al centro di un intricato caso giudiziario che ha destato l'attenzione dell'opinione pubblica. La difesa di da Silva sta preparando un ricorso in Cassazione per chiedere la sua scarcerazione, convinta che esistano tutti i presupposti per ottenere questa misura. Il presunto movente di questo brutale omicidio sembrerebbe essere di natura sentimentale. Pierina Paganelli era infatti la nuora di Manuela Bianchi, moglie di Giuliano Saponi e amante di Luis da Silva. Questo triangolo amoroso potrebbe aver visto Pierina come un ostacolo alla continuazione della relazione clandestina tra Manuela e Luis. Tuttavia, l'assenza di prove concrete lascia ancora molte domande senza risposta e la difesa sta per chiedere la scarcerazione di Luis. Tra le prove principali su cui si basa l'accusa vi è un filmato che sembrerebbe collegare da Silva al luogo del delitto. Tuttavia, sorgono dubbi significativi sull'identità della figura che appare nel video, tanto che uno dei vicini di casa di Pierina ha dichiarato di essersi riconosciuto nelle immagini. Questo elemento introduce un nuovo livello di incertezza nel caso, sollevando interrogativi sull'effettiva colpevolezza di da Silva. La procura, dal canto suo, ha chiesto un incidente probatorio per esaminare il video ripreso da una farmacia, che mostra una figura camminare nei pressi del condominio di via del Ciclameno. Sarà necessaria un'analisi comparativa per determinare se si tratti effettivamente di Luis da Silva. Nel caso in cui da Silva si rifiutasse di partecipare, verrebbe utilizzata una persona dalle caratteristiche fisiche simili alle sue per eseguire l'analisi. Mentre l'indagine prosegue, si percepisce la possibilità di una svolta imminente. La risoluzione di questo caso potrebbe dipendere da dettagli apparentemente insignificanti, ma che potrebbero diventare fondamentali per stabilire la verità. L'intero scenario resta sospeso in un equilibrio precario fino a quando ulteriori prove o testimonianze non emergeranno per chiarire definitivamente il destino di Luis da Silva e portare giustizia. Per Pierina Paganelli. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.